me somebody. Il nostro spazio a Liguria Sport è uno spazio che si estende un poco come un elastico e va dallo sport alla cultura, dalla cultura allo sport. È il momento del teatro con gli amici del Crono Teatro e scopriremo cosa significa Crono Teatro, quali sono i loro programmi, cosa hanno già fatto attraverso l'ufficio stampa rappresentato da Alberto Costa e attraverso il direttore artistico del Crono Teatro che è Maurizio Sguotti. Grazie a tutti voi di essere qua, Maurizio e Alberto. Io vado direttamente col tu per entrambi. Assolutamente, va bene, va bene. Allora, Maurizio, cos'è Crono Teatro innanzitutto? Crono Teatro è una compagnia teatrale che produce spettacoli, che organizza e dirige una stagione teatrale invernale, un festival estivo e poi fa anche della formazione tramite laboratori teatrali rivolti a principalmente diciamo i giovani, ma abbiamo anche idee di lavorare con poi tutte le fasce d'età. Quindi ancora spazio, ancora tempo, cioè, ancora possibilità. Un verde virgulto giovanissimo con grandi speranze che si possono riporre uno come me. Vabbè, mi piacerebbe provare questa esperienza, perché no? Alberto, senti, quando è nato Crono Teatro? Allora, Crono Teatro è nata 10 anni fa. È un nome che gira già da un po', eh? Sì, è già un po' di tempo che operiamo. Effettivamente sono 10 anni, compiamo proprio quest'anno il 10° anno di età. Bel compleanno, lo celebriamo qua davanti allo schermo, esatto, complimenti, bene. Esatto. E siamo nati principalmente, inizialmente come compagnia diciamo di produzione, perché abbiamo anche al nostro attivo appunto la produzione di spettacoli, produciamo spettacoli che poi portiamo in giro anche a livello nazionale. E con questa 8ª cronostagione teatrale che siamo qui anche a presentare, compiamo appunto il 10° anno di età. E Crono Teatro dunque si rivolge a un pubblico ampio, non solo qua in regione, nella regione Liguria, ma in tutta Italia e se possibile, fosse possibile anche all'estero addirittura, Maurizio. Ah, beh, assolutamente non c'è preclusione. Non c'è preclusione. No, noi diciamo che la nostra attività sull'organizzazione porta ad Albenga una serie di compagnie di spettacoli che sono quotati a livello nazionale. Noi facciamo un teatro diciamo più contemporaneo, più legato a una ricerca teatrale con la rivisitazione dei classici, facendo molto teatro per le scuole, per i ragazzi, perché abbiamo quattro mattine nella nostra stagione di 11 spettacoli, quattro sono mattine per le scuole. Quindi noi li prendiamo sin da piccoli, esatto, per cercare. Ma è giusto, anche perché è un poco come nello sport, d'altra parte, iniziano piccoli e poi più bravi, esatto, poi più fortunati. Nel teatro però c'è una legge diversa, nel calcio e in altri sport a volte sono i più fortunati, i più bravi, ne abbiamo visto nelle precedenti puntate con giocatori che erano in Serie A e poi sono finiti a giocare in promozione molto giovani, no? Il teatro non si può bleffare. No. Il teatro non si rifà la parte, non c'è una registrazione che si può riottimizzare, lì ci si mette la faccia davanti al pubblico, vero? Esatto, infatti anche come formazione è un importante anche elemento di utilità nella vita poi, nel senso che la formazione non si fa solamente per diventare semplicemente dei professionisti, ma anche per sviluppare delle capacità, delle competenze. Conosci te stesso, diceva quel filosofo. Anche. Maurizio, allora abbiamo giusto 1 minuto e mezzo per presentare la stagione, sì, 2014-2015 di Crono Teatro. Su cosa impegnata soprattutto? Allora, come dicevo prima, 4 spettacoli per i ragazzi e per le scuole e poi 7 spettacoli in serale. Abbiamo un abbonamento a 6 spettacoli, perché uno è fuori abbonamento, che ha un costo veramente quasi ridicolo, nel senso che sono 55 euro per 6 spettacoli.
Questi spettacoli, come ti dicevo prima, vanno dal classico rivisitato, cioè dal Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, per fare un titolo, a uno spettacolo su dei personaggi importantissimi che sono Amleto, Hitler e Giovanna d'Arco. È uno spettacolo particolare perché parla della vita da ragazzi di questi tre personaggi, e per fare questo spettacolo gli attori di questa compagnia prendono tre ragazzi nei posti dove vanno, quindi avremo tre ragazzi di Albenga che parteciperanno, perché faranno 2 giorni di prove e poi insieme agli attori della compagnia faranno lo spettacolo alla sera. Benissimo. Allora, giusto per chiudere, Alberto, qual è la datazione del primo spettacolo? Il 12 dicembre, e inizierà Marta Cuscunà con uno spettacolo, È bello vivere liberi, che è una rivisitazione, diciamo, dal punto di vista di una trentenne, della Resistenza. Benissimo. Crono Teatro, rappresentato dal direttore artistico Maurizio Sguotti e l'ufficio stampa Alberto Costa, ma non abbiamo dubbi, vi rivolgiamo qua, ritornerete senz'altro. D'accordo, Maurizio? Molto volentieri. Grazie Maurizio, grazie Alberto, e grazie a voi che ci avete seguiti. Alla prossima puntata con Liguria Uabe TV. Arrivederci.